Ciao, sono qui seduta al computer perché volevo preparare il post per il blog su questo spray per fissare il make-up della For Culto School. E nel frattempo mi è venuta l'idea di farvi fare un giro di questo piano della casa. E a proposito, se sentite la radio nella registrazione, vi dico già che non monetizzo questo video perché so già che per il copyright non sarebbe l'ideale, ma siccome che dal 20 febbraio mi tolgono lo stesso la monetizzazione, è inutile che faccia cose per il copyright, faccio a meno di monetizzare questo video e saluti. Comunque iniziamo a fare questo giro. Giro la telecamera. Beh, questa è la stanza dove registro i video. E di qua c'è il computer, la stampante. Qui per terra c'è la coperta che vedete nelle foto su Instagram, tenuta da casa con le mie ciabattine a forma di calzetto. Qui ci sono le Yankee Candle, un po' di smalti, qui è pieno di smalti, qui c'è il treppiedi per i video e qui c'è la cassettiera dove tengo il make-up che non utilizzo tutti i giorni. Praticamente io le palettine ne ho tante e non posso tenerle tutte sul bagno da basso dove di solito mi trucco, per cui le metto qui dentro ma una volta alla settimana, ogni 15 giorni, cambio palette così le provo. A parte l'ultimo cassetto che sono i campioncini che ti danno quando fai acquisti, e quello sopra è pieno delle confezioni dove sono contenuti i prodotti che non sempre le getto via. Qui ci sono alcuni prodotti che devo provare e testare, ma sono ancora lì. Qui ci troviamo, andiamo verso il pianerottolo. Beh, qui ci sono le scale per salire al piano. Qui questo è il pianerottolo. Qui ho messo un po' di cose shabby shabby chic che sono molto molto carine. Qui sopra c'è il condizionatore per l'estate. Qui ci dirigiamo verso la camera da letto, che è così. Niente di particolare, di speciale. Mentre di qua, scusate, vi ho lasciato il buio, entriamo nella cabina armadio. Di qua c'è di solito l'abbigliamento del marito e di qua c'è il mio abbigliamento, sia invernale che estivo. Io diciamo sono molto, molto casual, jeans e maglietta e quando fa troppo molto più freddo utilizzo questi gilet che mi tengono un po' più caldo. Qui ci sono anche le magliette estive, le canottiere dovrebbero essere qui sotto da qualche parte e qui ci sono le gonne estive. Sì, la maggior parte sono lunghe perché non preferisco le gonne lunghe che quelle corte. E questa è la cabina armadio. Qui dietro c'è uno specchio per eventualmente vedere l'outfit com'è, ma non lo uso mai perché utilizzando un abbigliamento molto casual non è che stia lì a guardarmi come mi stanno. Allora spegniamo le luci di questa stanza e andiamo verso quest'altra, che è la stanza dove di solito stiro. Qui sopra metto le cose sia da stirare che quelle stirate. Qui c'è un altro armadio che di solito, cioè di solito per il momento tiene i giubbotti abbigliamento che di solito si utilizza solo in viaggio. E usciamo anche da questa stanza e ci dirigiamo verso questo bagnetto, che è il bagno dove io di solito faccio la vasca con le bombe Lush, queste qui. Queste le ho prese l'altro giorno
E ho preso questa nuova, sono circa 15 giorni che le ho prese. E ho preso questa Tropica Jelly Bomb, mi ha detto che sono nuove e che fanno un effetto gelatinoso sull'acqua, ma le devo ancora utilizzare. Poi ne ho presa una a forma di cuore per San Valentino, mentre questa qui era anche in offerta perché era un rimasuglio di quelle natalizie. E questo sarebbe il bagnetto qui sopra. E usciamo anche da qui, spegniamo sempre le luci e ritorniamo di qua dove siamo partiti con questo mini tour. Ed ecco, vi ho fatto fare il giro di questo piano e la prossima volta vi faccio fare il giro del piano sotto. E per il momento ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ciao!